se volete ve la leggo la consacrazione, così poi quando se decidiamo di farla e quando decidiamo di farla la conoscete, perché altrimenti anche la beata Teresa di Calcutta incoraggiava le suore a fare la consacrazione totale di se stesse alla Vergine mediante la preparazione di 30 giorni, perché in realtà ci sarebbe una preparazione di 30 giorni, ripetendola una volta all'anno questa consacrazione. O sapienza eterna incarnata, o mio Gesù tanto amabile e adorabile, vero Dio e vero uomo, unico figlio dell'Eterno Padre e di Maria, la sempre Vergine. Ti adoro profondamente nel seno e tra gli splendori del Padre tuo, durante l'eternità, e nel grembo virginale di Maria, tua degna madre, nel tempo della tua incarnazione. Ti ringrazio perché ti sei voluto spogliare di te stesso, assumendo la condizione di schiavo, per liberare me dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo e ti rendo gloria per aver voluto vivere sottomesso in tutto a Maria, tua Santa Madre, per rendere me tuo schiavo fedele per mezzo di lei. Ma io sono stato davvero ingrato e infedele, non ho mantenuto verso di te i voti e le promesse che avevo fatto solennemente nel mio battesimo, e non ho onorato i miei impegni. Non merito di essere chiamato tuo figlio e neppure tuo schiavo. In me tutto merita i tuoi rimproveri e la tua ira. Da parte mia non oso più avvicinarmi da solo alla tua santa e sovrana maestà. Per questo faccio ricorso all'intercessione e alla misericordia della tua santa madre, che mi hai dato come mediatrice presso di te. Per mezzo suo ho speranza di ottenere da te la contrizione e il perdono dei miei peccati e di acquistare e conservare la sapienza. Saluto dunque te, o Maria Immacolata, vivo tabernacolo della divinità, dove la sapienza eterna, nascosta, vuole essere adorata dagli angeli e dagli uomini. Ti saluto, Regina del cielo e della terra, al tuo impero è sottomesso tutto ciò che è al di sotto di Dio. Ti saluto, rifugio sicuro per i peccatori, la tua misericordia non è mai mancata per nessuno. Esaudisci i desideri che ho della divina sapienza, e ricevi per questo i voti e le offerte che nella mia pochezza ti presento. Io, peccatore infedele, rinnovo oggi e ratifico nelle tue mani i voti del mio battesimo. Rinuncio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere. Mi do interamente a Gesù Cristo, la sapienza incarnata, per portare dietro a Lui la mia croce tutti i giorni della mia vita e per essergli più fedele che nel passato. Ti scelgo oggi davanti a tutta la corte celeste come mia madre e sovrana. Come uno schiavo ti consegno e ti consacro il mio corpo e l'anima mia, i miei beni interiori ed esteriori, il valore stesso delle mie buone opere, passate, presenti e future. Ti lascio il diritto pieno e totale di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene, senza eccezione, secondo il tuo volere e alla maggior gloria di Dio per il tempo e per l'eternità. O Vergine benigna, ricevi questa piccola offerta della mia schiavitù, a imitazione in onore della sottomissione che la sapienza eterna ha voluto avere nella tua maternità, come riconoscimento del potere che tutti e due avete su di me, piccolo verme e misero peccatore, e ringraziamento per i doni che la Santissima Trinità ti ha concesso. Dichiaro di voler ormai, come tuo vero schiavo, cercare il tuo onore e obbedirti in tutto. O Madre ammirabile, presentami al tuo caro figlio, in qualità di schiavo per sempre, così egli mi riceverà per mezzo tuo, come per mezzo tuo mi ha riscattato. O Madre di misericordia, fammi la grazia di ottenere la vera sapienza di Dio e di mettermi per questo nel numero di coloro che tu ami, istruisci, nutri e proteggi come tuoi figli e tuoi schiavi, o Vergine fedele. Rendimi in ogni cosa un così perfetto discepolo e schiavo della sapienza incarnata, Gesù Cristo tuo figlio, da poter giungere per la tua intercessione e sul tuo esempio alla pienezza della sua età sulla terra e della sua gloria nei cieli. Amen.
Voglio dirvi che il linguaggio è un po' arcaico, però quando dice schiavo, e tu è di Gesù Cristo, qui nella spiegazione Giovanni Paolo richiama alla frase non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. In questo, diciamo, questa parola che può sembrare un po' ai nostri occhi un po' forte, in realtà è questa totale disponibilità a Dio, questa conformazione a Gesù, per cui è come l'Apostolo Paolo che dice non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, questa totale apertura a Dio, alla sua volontà. In questo vuol dire sottomissione e poi del discernimento, proprio perché, come diceva ieri il sacerdote Don Antonio, a volte io voglio fare bene, ma non faccio bene perché non ho ancora il dono del discernimento. Noi dobbiamo chiedere al Signore la sapienza, perché quando operiamo delle scelte sono secondo il cuore di Dio, perché l'Apostolo Paolo dice io voglio fare il bene e poi faccio male, e chiediamo al Signore questo dono. E con questo concludo, perché appunto questa consacrazione ci avvicini di più a Dio, ci conformi di più a Lui, a suo figlio Gesù, ecco, e il Signore ci dia il dono della sapienza. Hanno a scuola, ma non studiano, noi li sosteniamo, ma sono ripetenti, perché dentro sono morti, cioè non hanno più, non combattono, non hanno aspettative dal futuro, quindi c'è da fare un lavoro dentro, e più sono piccoli, più sono rovinati dentro. Cioè abbiamo visto che la scuola primaria la maggior parte sono stati tutti bocciati. E allora abbiamo preso una suora delle Bene Marie, che è una congregazione burundese che è psicologa, per seguirli, per capire quali sono i motivi, perché possono essere anche concreti, cioè stanno appoggiati in una famiglia che non li fa studiare, cioè per capire le problematiche, però in realtà dentro si capisce che sono abbruttati. Quindi questa suora li recupera dalla strada e vivono al mercato, perché lì riescono a mangiucchiare qualcosa, però sniffano la colla e come aspettative insomma sono dei potenziali delinquentelli. Allora lei li va, li ritrova le famiglie, come mai si trovano per strada, ricostruisce la storia personale di ciascun ragazzino. E poi, diciamo, quando è possibile, li riporta e li inserisce nella famiglia. Quando non è possibile, perché ci sono delle situazioni dietro troppo gravi, allora li mette in una famiglia d'appoggio. Quindi noi sosteniamo in quel caso la famiglia che li accoglie. A volte sono anche i pigmei, che sono gli ultimi degli ultimi in Africa. Fanno i servitori ai poveri, quindi immaginate, sono proprio, e in quel caso sono loro che prendono il bambino a casa, nella capanna, e noi sosteniamo questa famiglia povera, pagando il vitto per il bambino. E poi, proprio come le opere del padre, come padre, compriamo un pezzettino di terra, l'eredità al bambino quando comincia a crescere, oppure ricostruiamo la casetta dove va a vivere, magari con altri bambini di strada che vengono recuperati, e quindi diciamo in qualche modo lui che ha recuperato aiuta gli altri a reinserirsi nella società. Quindi diciamo che a Ngozi collaboriamo con questa suora marista. In Myanmar con il vescovo, con un vescovo di padre che ha orfani invece a causa del ciclone che c'è stato nel maggio del 2008, io ho visto questi bambini dentro una casa che dormivano su due livelli perché non c'era proprio spazio per loro, più di 100 bambini, e alcuni appesi al soffitto, dentro delle tipo zanzariere, delle culle colorate, e altri per terra, così diciamo che la stanza era... Quindi sosteniamo questi bambini, mia madre e poi alcuni in Madagascar. E quelli sono i sostegni più costosi, perché lì il bambino viene portato dentro una struttura religiosa, quindi si paga tutto, vitto, alloggio, studio, medicine.
E questo è, stiamo costruendo in Burundi una casa per curare i disabili che si chiama La Piccola Lourdes, diciamo, è un'opera costosissima, siamo arrivati a 900.000 euro come preventivo, perché dall'ultimo viaggio c'erano Gaetano e Antonio, il dottore ebreo, che non vedo qui, però dove stanno? Loro Gaetano mi accompagna da un po' di viaggi e fa volontariato dalle suore di Madre Teresa, dove cura questi bambini, queste persone povere, perché nei paesi poveri non c'è l'assistenza sanitaria. Quindi se tu hai bisogno di curarti e non hai i soldi, non ti curi, basta, non ci sono alternative. L'alternativa appunto sono le suore di Madre Teresa, queste, diciamo, non so, io quando entro nelle loro case mi si apre il cuore, perché sono una testimonianza viva dell'amore di Dio, perché sono totalmente dedite ai poveri e a Gesù, perché poi c'è l'esposizione del Santissimo e quindi loro alternano preghiera in una povertà assoluta. Io porto anche i ragazzi a fare volontariato lì, perché spero appunto che possano anche aprire il loro cuore, la mente, no? Però non è la stessa cosa che in questi paesi poveri, non è la stessa cosa, lo dicono loro anche. E Gaetano appunto si mette a disposizione per curare, perché è medico, è venuto anche Antonio, e in questa ultima esperienza sono accaduti degli incontri con bambini che sono stati curati da loro, per cui abbiamo capito che La Piccola Lourdes non può rimanere solo una casa per curare i disabili, ma anche un ospedale. Quelli che egli da sempre ha conosciuto e anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Quindi, e li ha anche giustificati e poi li ha anche glorificati. Qui, senza fare delle lezioni, la traduzione anche italiana ci dà capire, ci dà la cosa come una cosa fatta. Cioè, per noi è già fatto. Noi già siamo salvati. Siamo salvati, dice l'Apostolo, nella speranza, anche Papa ha dedicato una parola, un'enciclica a questa parola. Sta a noi riconoscere questo cammino di salvezza e dire di sì al Signore in ogni momento, perché soltanto noi possiamo addirittura rendere vana l'opera di Dio. E nel fare questo discernimento ci sono i valori importanti, i valori da seguire. Ecco, gli esempi delle parabole, c'è quello che vale la pena di lasciar perdere, di vendere per comprare la perla preziosa. Tante indicazioni ci sono sulla perla preziosa, intesa come salvezza, intesa come scelta morale, intesa come valore, ma noi la vediamo in questo contesto questa sera, cioè scegliere quello che vuole il Signore, tutte le altre cose non hanno importanza. Non darmi ricchezza né povertà, dice Salomone, ma dammi soltanto la grazia di poterti seguire, di poter capire quello che vuoi da me e di poter compiere la mia missione. Per Salomone era quella di governare il popolo. E poi c'è anche il riferimento alla pesca, ecco, il discernimento, diciamo così, che viene operato come conseguenza della scelta. Noi dobbiamo avere fiducia, perché proprio perché siamo creati per essere conformi all'immagine del Figlio di Dio, siamo anche predestinati, giustificati, resi giusti dal sangue di Cristo, glorificati. E noi vogliamo essere tra quelli che dicono di sì al Signore. Anche gli apostoli dicono questa volta che avevano capito. Avete capito tutte queste cose? Sì. Invece noi non ne capiamo facilmente. Perché ci muoviamo con altri metri, ci muoviamo con metri umani, con metri di un successo umano, di un risultato immediato, di cose tangibili che si vedono anche qua, col metodo dell'essere pratici, dell'essere pratici. E non secondo l'idea
di cercare e trovare la volontà di Dio nella nostra vita. Tutti siamo stati chiamati, come è stata chiamata Maria Maddalena, come sono stati chiamati gli apostoli, come sono stati chiamati i grandi. Il Signore e fonda sempre più su di noi la sua misericordia. Ecco l'orazione. Senza di te nulla esiste di valido e di santo. Battiamo l'aria senza fare la volontà di Dio. E fondi su di noi la tua misericordia. Perché possiamo usare i beni terreni, non solo, ma andare alla continua ricerca di beni terreni. Questa è la missione cristiana della vita. Questa è la santità, dire sì al Signore. Noi sappiamo oggi, anche ancora sabato, dedicato alla Madonna, l'elogio più grande fatto dalla Madonna è quello indiretto, quando una donna dal popolo alzò la voce e dice: beato il seno che ti ha portato, il ventre che ti ha portato e il seno che hai succhiato. E Gesù dice: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Non è uno sfuggire a questo inno di beatitudine fatto per la sua mamma, è confermarlo e ampliarlo. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Elisabetta dice alla Madonna, a Maria che la va a trovare: beata sei tu perché hai creduto. E beata sei tu perché hai detto sì al Signore. Questo significa: ecco, la serva del Signore si è fatta di me secondo la tua volontà, abbiamo già detto, è la tua volontà e la nostra pace. Il Santo Padre Benedetto XVI, il giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II, ha proprio, giorno della Domenica, giorno della Divina Misericordia, ha proprio detto queste parole: beato sei tu, Giovanni Paolo, perché hai creduto. Beato sei tu, come del resto aveva già detto Gesù a Tommaso nel Vangelo di quel giorno: beati quelli che non hanno visto e credono e crederanno. Giovanni Paolo II è beato perché ha goduto appieno, non nel senso di un godere umano, perché ha fatto fruttificare, ecco, i doni della misericordia di Dio, perché ha detto di sì alla bontà di Dio. Per lui si è verificato il piano di salvezza, come si era verificato per Maria, della quale era tanto devoto. Preghiamo in questa messa perché si verifichi anche per noi, per i nostri fratelli, perché ci possiamo rinnovare nella verità, nella carità, nella speranza, dicendo di sì.